Buongiorno, buongiorno a tutti. Napoli, meraviglie e contraddizioni, una nuova puntata tra Natale e Capodanno. Vi parla Sandro Fucito con Pasquale Mautone. Buongiorno Pasquale. Buongiorno Sandro e buongiorno ai nostri radioascoltatori. Un augurio di buone feste natalizie. Anche in queste feste ci siamo per portare, diciamo, un messaggio e ci sono vari argomenti molto molto interessanti in questa diciamo in questa puntata natalizia e niente, rinnoviamo gli auguri di buone feste, anche se non è facile con questi come dire, con queste limitazioni e con tutta la normativa anti-Covid, però cerchiamo, come dire, di andare avanti e nella speranza che poi ci siano effettivamente nel 2021 queste prime vaccinazioni. Vedremo pian piano, ci sono tanti argomenti, abbiamo anche un ospite interessante, Sandro, e pian piano vediamo come procedere. Sì, ci avrebbe fatto piacere fare una puntata più natalizia, magari più leggera, invece i problemi imperversano, allerta meteo, danni importanti sulla città di Napoli e sul suo lungomare, stato ripreso da tanti sui siti, nelle televisioni, purtroppo è andata distrutta una parte del lungomare e ci darà contezza dei danni e di ciò che si sta facendo tra pochi minuti l'assessore alla protezione civile Rosaria Galero. Quindi noi oggi interveniamo un po' più sui fatti del giorno, in genere ci dedichiamo a riflessioni, ma avvengono tante di quelle cose che non ci manca la possibilità di svolgere qualche considerazione. Pasquale, sono arrivati i vaccini, sono arrivati 7 milioni e 200 mila vaccini, no, sono arrivati 720 mila vaccini, neanche, sono arrivati 72 mila dosi, no, 7200, neanche, 720 dosi in Campania, risposta esatta. Ciò nonostante, differentemente da tutti i politici nazionali, come dire, il Presidente della Repubblica, i presidenti delle 20 regioni, i ministri della Repubblica, il presidente De Luca, come dire, ha inteso a posa di telecamera marcare questa sua vaccinazione. Si è scatenato un putiferio, opposizioni parlamentari in rivolta, il sindaco molto critico e, come dire, si è detto di dare fiducia alla popolazione nelle vaccinazioni. Io che la fiducia già ce l'avevo, mi chiedo, e penso con alcuni altri milioni di persone, ora dove siano i vaccini. E purtroppo questa iniziativa, per carità, dei cui buoni fini non giudico, ma rischia di ingenerare un grande caos, perché convinciamo una popolazione a vaccinarsi quando i vaccini non ci sono, anche perché nell'intelligente occidente i vaccini vanno a meno 70 gradi di temperatura, sono molto elaborati, ce ne sono altri in giro molto più semplici. Su questa emittente abbiamo addirittura parlato con il primo vaccinato italiano in Russia per un vaccino, come dire, semplice e facilmente somministrabile. Invece qui siamo nella terra della sapienza, pochi vaccini, si vaccina il presidente della regione, si scatena un putiferio. Che ne pensi tu, Pasquale, di tutto questo? Il microfono. Penso che sia un momento molto delicato in merito alla questione dei vaccini. Certo, questa, diciamo, fuga in avanti del presidente della regione lascia assai perplessi, ma sotto diversi profili. Io ho anche seguito il dibattito dei pretoriani del presidente, ma io non voglio scendere su quel campo, che non è il mio campo, non ne sarei neanche purtroppo capace di difendere a spada tratta certe posizioni. Voglio fare una riflessione laica con te, Sandro, e con chi ci ascolta. Cioè, se noi diciamo che, come è stato ampiamente detto, che dobbiamo dare l'esempio, che i politici devono dare l'esempio, allora doveva vaccinarsi il Presidente della Repubblica, doveva vaccinarsi il Presidente del Consiglio, dovevano vaccinarsi le autorità, il Presidente della Camera, il Presidente della Corte Costituzionale. Allora
avremmo dato un messaggio. Ecco, le autorità, le alte autorità istituzionali dello Stato si vaccinano. Potreva, ci può stare un ragionamento di questo tipo nell'idea istituzionale di dare un messaggio. Tant'è che l'ha fatto Biden, l'ha fatto Sanders, hanno scelto questa linea che secondo me va nella direzione giusta. Quindi non coglie nel segno chi dice che l'ha fatto perché voleva dare il messaggio. Non è lui che deve dare il messaggio, lui non deve dare nessun messaggio, perché il messaggio lo devono dare le alte autorità dello Stato. Perché se noi guardiamo la regione Campania nell'ottica nazionale, il vaccino l'ha fatto un presidente di una delle 20 regioni. Quindi non c'è quel messaggio che effettivamente voleva essere dato. Sotto altro profilo, quindi dobbiamo ben capire su che terreno ci andiamo a muovere. Allora, perché ha voluto fare questo? Ha voluto fare questo per tutelare la sua posizione personale. E questo è un ragionamento. Ha voluto fare questo perché voleva rimarcare una certa posizione. Certo, su questo c'è tanto tanto da discutere, perché è vero che quella, come dire, quella dose poteva essere, come dire, utilizzata da un soggetto esposto in prima linea, perché abbiamo detto in più occasioni, ha detto il governo, che vanno fatte con delle priorità, prima di tutto coloro che sono più esposti. Quindi sotto quell'aspetto dell'istituzionalità non coglie nel segno quella posizione, anzi secondo me è molto molto debole. Sotto altro profilo, voglio dire, se lui ha deciso di farla, effettivamente se ne deve assumere anche la responsabilità. E la polemica c'è, perché secondo me, io diciamo in maniera laica, non ne riesco a cogliere né la necessità e né la particolarità del momento, in un momento in cui, come tu giustamente hai detto, i vaccini non ci sono. È stato detto, noi dobbiamo gioire quando? Quando avremo vaccinato l'ultimo della popolazione italiana, non il primo. Il primo era, come dire, per lanciare quel messaggio di fiducia verso tale tipo di intervento. Ma nel momento in cui vaccineremo tutta la popolazione, potremo sicuramente dire ci siamo riusciti. Certo, no, ma il Presidente della Repubblica io credo che sia intervenuto non casualmente per dire lo faccio quando viene il mio turno, proprio perché consapevole delle difficoltà nazionali voleva evitare, in un'epoca, come dire, di politica ridotta al cabaret, di rappresentazioni unipersonali, di grandi eminenze, grandi figure irrinunciabili, no? Pensiamo ai governatori che si alternano la sera con i virologi in questa idiozia nazionale che è un mix di pensiero e spettacolo, voleva proprio forse evitare che diventasse il vaccino un motivo di pubblicità, atteso che ci sono quasi 70.000 vittime e c'è un paese che crolla da un punto di vista anche economico e sociale. Ma io credo, caro Pasquale, che qui ci sia qualcosa, cioè i dispositivi della regione Campania parlano dei lungomari come se fosse la regione nel suo insieme assimilabile ad Agropoli, a Villamare, no? Come se fosse tutta un paesello sul mare. Magari abbiamo, come dire, periferie, abbiamo, come dire, palazzoni, abbiamo altri tipi di contesti. L'unità di crisi ragiona con i comuni a mezzo del bravissimo sindaco di Acciaroli, quindi 4-5 mila abitanti che valgono un po' per tutti. La scuola si disciplina allo stesso modo, quindi grandi, piccoli, scuole grandi, scuole piccole, comuni, centri, eccetera, eccetera. E si sale di tensione sulla pizza, la birra, il caffè. Noi siamo stati in grado di dire ai baristi, cioè noi dovremmo anche su questo fare una trasmissione, caro Pasquale, noi abbiamo detto ai baristi, no? A dei signori che magari pagano dei fitti che non sono 300 euro al mese come potrebbe avvenire in un paesino desolato dell'interno del Cilento, ma ci sono fitti da 4-5 mila euro al mese nella nostra città, con costi di esercizio di bar che alzano la saracinesca a 15.000-20.000 euro al mese di costi di esercizio, di costi fissi, cioè il fitto, l'INPS, gli stipendi, i tributi, le tasse,
tutto ciò che il rischio di deperimento delle merci, tutto ciò che è in capo ad un signore, noi abbiamo detto che nei giorni precedenti la vigilia, dalle 11 in poi, poteva vendere l'acqua, atteso che l'acqua poi è un bene pubblico, come dire, collettivo. Io non prevederei neanche la funzione di poterla vendere, gli imporrei di tenere la fontana aperta, tutto al più. Ma l'idea di un paese fatto di piccole imprese, di persone che stiano lì a vendere l'acqua, a me sembra che noi veramente pensiamo che questa regione, questi 6 milioni di abitanti, siano assimilabili ad un paesello con il chioschetto, il lungomare, la granita al limone, la pastarella, e che questa sia la società campana. E allora non vorrei che dentro questa angolatura molto provinciale, molto da strapaesana, ci sia il presidente della regione che si senta il capo della delegazione della comunità regionale, il quale, forte, come dire, del messaggio e dell'autorità morale che d'altro canto lui ha, come dire, conseguito impegnando figure di primo livello, basti pensare al suo capo segreteria già condannato, sicuro e tronfio, come dire, di una grande breccia nella opinione pubblica, che d'altro canto gli sta assicurando anche un po' Fabio Fazio con quelle trasmissioni che fa, un po' la Litizzetto, un po' De Luca, tanto trova le differenze. Non vorrei che lui si sia sentito nel dovere di dare questa testimonianza. Significa che qui ci dobbiamo tutti ricoverare, caro Pasquale, ma non per Covid, per percezione del mondo, per senso di mitomania, per ritenere praticamente che i bambini, gli anziani, le persone nelle case, i poveri cristi, eventualmente traducono un loro pensiero a seconda di quello che ha fatto il presidente della regione. Ma inoltre a me farebbe piacere, e io sarei anche per impegnare Chiara Ferragni nel fare le campagne vaccinazionali, ma lo dicevi tu, se ci fossero i vaccini, ma noi cosa diciamo a chi oggi lo volesse fare? Io porto una testimonianza che non sono riuscito a fare il vaccino anti-influenzale, lo avrei fatto, non mi è toccato un vaccino anti-influenzale, di quelli che anni fa acquistavi a 12 euro in farmacia e lo potevi fare. Quest'anno non ce n'erano. Ma noi pensiamo realmente di dare un messaggio e abbiamo la responsabilità pubblica verso milioni di persone che chiedono un vaccino che non esiste, perché questo sistema economico non glielo può fornire subito, perché ha bisogno di produrne tanti quali sono i tempi di reazione e ha bisogno di sapere prima il tempo di copertura, prima di avviarsi nella produzione. Questo è il piccolo dilemma. Allora ecco, non vorrei che stessimo praticamente parlando del nulla, e nel frattempo però le cose si aggravano, perché qui l'indice di positività aumenta di nuovo, siamo il paese nel quale come dire, tutti chiusi in casa, ma siamo il paese del cashback, siamo il paese in cui ci sono persone ridotte allo stremo, ma ci sono state forme di contribuzione anche fantasiose, ed ecco, come dire, ci troviamo in un momento storico, si parla di 370.000 imprese, piccole imprese a rischio di chiusura, si parla di tanti che non riusciranno a riprendere le attività e si parla di persone che sono oberate di impegni finanziari, di fitti, di debiti, eccetera, eccetera. Ma a tal proposito, Pasquale, aspettando l'assessore Galliero che interviene, tu che sei un giurista, ma è possibile che il diritto di proprietà ed il diritto alla rendita siano una cosa così fondamentale nel nostro ordinamento che venga prima di ogni cosa? Cioè, questi ristoratori, oggi danneggiati anche dal lungomare, questi praticamente esercenti commerciali, indipendentemente da tutto, ma devono pagare l'intero fitto al padrone di casa? Nessuna legge può comprimere il valore di questi fitti quando l'attività economica non si può esercitare. Dobbiamo avere persone ridotte allo stremo ma proprietari rassicurati delle loro entrate. C'è qualcosa che non va in questa discussione?
Sandro, è interessante questa riflessione che fai e occorrerebbero, come dire, magari degli interventi legislativi. In realtà, sulla questione dei fitti c'è stato questo decreto 91 che ha previsto alcune valutazioni, però poi le azioni poi vengono comunque eseguite da parte dei proprietari per quanto riguarda la mancata riscossione dei canoni. C'è stata anche un'ordinanza del Tribunale di Bologna e del Tribunale di Catania, li cito perché le ho depositate proprio la settimana scorsa in un giudizio e in questo caso il giudice non ha concesso lo sfratto. Questo è un provvedimento interessante del Tribunale di Nola, Sandro, il giudice non ha concesso lo sfratto ed ha mutato il rito. Però questo si tratta di una ipotesi singola, cioè di un soggetto che ha adito la giustizia. Invece occorrerebbe un intervento, come dire, normativo che possa, come dire, tutelare tutti coloro che si trovano in questa particolare fattispecie. E in alcune zone di Napoli i fitti sono altissimi, pensate al lungomare, pensate al Vomero, dove effettivamente i fitti sono molto alti. E già in passato, durante la crisi c'era stata, diciamo, una sorta di rivisitazione, rinegoziazione dei canoni di locazione. Questo sarebbe possibile, ma bisogna portare tutto questo sul tavolo politico e trasformarlo in una normativa, perché solo così si può fare in modo di tutelare coloro che non riescono, come dire, in questo particolare momento, per quanto riguarda addirittura la questione di ieri. Dei gravi danni a seguito, diciamo, a seguito delle piogge torrenziali. Ma c'è di più. Noi abbiamo assistito a quella protesta così forte sul lungomare da parte dei ristoratori che hanno dovuto bloccare le strade perché hanno perso migliaia e migliaia di euro. Dicevi prima il fatto emblematico dell'acqua. Cioè loro fino al giorno prima potevano, diciamo, esercitare l'attività e avevano, come dire, chiamato le nuove maestranze per cercare di, come dire, in questi giorni di lavorare. Invece poi, dopo neanche 12 ore, si è scoperto che non potevano, esercitare alcuna attività. C'è stata una protesta fortissima, anche con delle ripercussioni sul traffico, su tutto quello che ne è derivato. Però tutto questo, voglio dire, e che cosa esprime? Esprime un malessere da parte di queste categorie che, secondo me, necessitano di un intervento, anche di una certa tutela e anche con una certa urgenza. Perché qui non si può postergare tutto questo di mesi e mesi. Qui occorre un intervento certo in queste settimane per cercare di dare un po' di fiducia a questo tipo di attività. Ma io parlo in generale anche delle partite IVA, mi posso riferire agli avvocati. Cioè gli avvocati hanno ricevuto i 600 euro dalla cassa e i 1000 euro di De Luca in un anno. Che tipo di interventi ci sono? Io vedo colleghi che stanno veramente sull'astrico, che non riescono più, alcuni si sono addirittura cancellati dall'albo, proprio perché non riescono a pagare la cassa, non, la cassa forense, non riescono a pagare il fitto in un momento così delicato, perché poi le persone fisiche in questo momento sono veramente senza soldi e non riescono a pagare. Questo bisogna dirlo. Quindi, questi interventi necessitano anche di una certa oculatezza, di una certa predisposizione nel tutelare le categorie in questo momento più esposte, le categorie deboli, fragili, chiamiamole così. Sarebbe interessante valutare interventi in tal senso, sia da parte, diciamo, dalla politica nazionale che dalla politica regionale, sicuramente. Perché si tratta di spostarla la ricchezza, non c'è nulla da fare. È chiaro che i soldi pubblici sono quelli che sono e ahimè, per quanto ci sarà l'intervento del recovery plan, ma sono risorse limitate. Il problema è che si tratta in questo momento di spostare i soldi da chi ce li ha in modo eccedente, ce li ha in modo sovrabbondante, a chi non ce la fa. E il caso, come dire, dei piccoli commercianti costretti a pagare i fitti per intero, a me sembra una follia di questo sistema economico, che da un lato ti dice tu non puoi lavorare e dall'altro ti mette nella condizione obbligatoria di pagare il fitto nella sua interezza. A me sembra, come dire, una misura molto molto iniqua, ma come dire, so che l'assessore è impegnata in questo momento perché sono momenti, come dire, abbastanza faticosi. Ma al tempo stesso, cosa dire? I ristoratori
Per carità, qui non si tratta di fare il sindacato dei ristoratori, ma si può avere una notizia 12 ore prima, 14 ore prima, 16 ore prima. È una cosa surreale, incredibile. Ma dopodiché possiamo o meno trovare degli strumenti non per il ristoratore. Ed io dico che lo strumento sia ridurre d'ufficio il valore dei fitti in questo momento, comprimere le tassazioni in questo momento. Ma con le persone che lavorano nei ristoranti, ma potrebbe essere il momento della chiarezza di una grande lotta di emersione al lavoro nero. Cioè io ti do gli strumenti di sostegno se hai i lavoratori in regola, se non sei un soggetto che paga 30 euro al giorno per servire a tavola o 50 o 40 o 20 euro un lavapiatti, ma se sei un soggetto che ha, come dire, in regola le carte a posto nel consentire alle persone di lavorare con regolarità e dignità. Invece mi sembra che quando si fanno questi ragionamenti ci sia tutt'erba un fascio, cioè il proprietario di 10 locali che sta là, che magari avesse forti presenze di lavoro nero, è un ristoratore, come quell'altro povero Cristo che magari con un dipendente che cui gli paga i contributi cerca di sbarcare il lunario perché ricorre a questo lavoro come alternativa probabilmente alla disoccupazione, e noi li chiamiamo tutti e due ristoratori, punto. Che ne pensi? Bisognerebbe mettere mano a delle differenziazioni in questo ragionamento? Sì, ma senza dubbio, Sandro, io leggevo la relazione di Coldiretti in merito ai danni, ma qui bisogna dire che questi danni che poi si verificano sono effettivamente a cascata, dove vanno poi ad incidere sull'intera filiera agroalimentare, non sono solo i ristoratori, perché il ristoratore sotto certi profili è solo il destinatario, come dire, è un intermediario rispetto all'intera filiera. Il consumatore è il soggetto finale, ma c'è da dire che nel momento in cui il ristoratore deve acquistare le materie prime, parliamo delle verdure, parliamo della mozzarella, parliamo di tutti questi prodotti, e quindi si interrompe l'intera filiera alimentare rispetto a quello che è in campo, e questo, di questo bisogna tenerne effettivamente conto. Vedo l'assessore Sandro, vogliamo vedere se siamo in linea? Sì, io non la vedo ancora, si sta collegando, vedo, come dire, al mio computer. Tu la vedi invece personalmente? Sì. Ci sente, assessore? Sì, vi sento perfettamente, salve a tutti. Beh, cerchiamo di fare in modo che si migliori il collegamento. Sì, Pasquale, vado, come dire, avanti nel frattempo che l'assessore si collega, o almeno spero di non avere io un problema di terminale nel vederla. E per dire che cosa? Ora la vedo, buongiorno assessore, mi senti? Sì, ti sento, buongiorno. Buongiorno, allora abbiamo iniziato questo nostro appuntamento settimanale con due riflessioni. La prima sulle vaccinazioni, se vorrai potrai dire la tua. Questo, come dire, esempio di De Luca, commentavamo, si dà l'esempio quando ci sono le vaccinazioni, ma ahimè le vaccinazioni non ci sono, e quindi si dà un esempio affinché gli altri potranno convincersi di volersi vaccinare ma non avranno il vaccino. Io personalmente azzardavo una tesi di mitomania politica, cioè di questa campagna che vorrebbe tanto essere una comunità nazione, il cui presidente, che come diciamo spesso condivide con il sindaco di Acciaroli le misure della unità di crisi regionale, che ritiene che la nostra regione sia tutta un po' simile alle belle cittadine del Cilento, quelle di mare, no? Dove la vita si svolge unicamente sul lungomare, quindi chiudiamo quello e abbiamo risolto, che al tempo stesso sia fatto praticamente di locali commerciali che pagano 200-250 euro al mese di fitto, quelli che stanno sopra le montagne del Cilento, le scambia per le realtà delle nostre città, cui è possibile dire ai baristi di vendere l'acqua dopo le 11 e quindi di
tramutarsi, come dire, nelle moderne mommarelle, direi, di coloro che possono sopravvivere vendendo bicchieri d'acqua. Un mondo fantastico, un mondo irreale nel quale è necessario che qualcuno dia l'esempio, la nota autorità morale della regione, il presidente De Luca, irto delle sue grandi, diciamo, doti politiche, morali e amministrative, dà l'esempio e va in televisione. Ma ecco, noi siamo qui, abbiamo una qualche forma di disagio che io e Pasquale abbiamo raccontato, ma oltre a tutto questo, se vorrai esprimerti, oggi la città nel pieno della pandemia purtroppo conosce anche un'ulteriore altra situazione, ovvero il maltempo si è inondato il lungomare, una questione storica, non avveniva da tanti decenni, con danni molto importanti. Sappiamo che tu sei stata sul luogo sia ieri sera tardi sia stamattina, e ovviamente tanti cittadini aspettano notizie, aspettano che ci si dia un'idea di normalità, vogliono sapere quali sono gli interventi che le istituzioni stanno a questo proposito compiendo. Prego, assessore, puoi, come dire, dirci qualcosa sulla tua delega e sul lavoro in queste ore. Poi, se vorrai, la trasmissione si dedica anche ai vaccini. Prego. Sì, grazie mille. Ovviamente stamattina ci siamo svegliati nel peggior modo possibile. Dopo quello che avevamo subito in questi mesi, ovviamente i danni della mareggiata che hanno colpito la città nella giornata ovviamente di ieri hanno inferto uno schiaffo tremendo. Le scene che ho avuto davanti agli occhi nella notte, ma anche stamattina, sono state terribili. Ti dava l'idea un po' di essere su uno scenario di guerra. Quello che ovviamente va detto è che in questo momento i ristoratori, che dalle prime ore del mattino si sono attivati subito per la rimozione ovviamente di tutto quello che era che è stato poi distrutto, e stanno cercando di fare ovviamente una verifica anche dei danni che hanno subito all'interno. Noi come comune, non appena ovviamente le condizioni meteo hanno consentito in sicurezza di poter intervenire, abbiamo subito ovviamente rimosso tutto quello che era ovviamente possibile rimuovere, abbiamo transennato l'area ovviamente che è risultata essere quella più colpita, ovviamente è crollato il parapetto, e quindi ovviamente abbiamo cercato con tutta la macchina comunale, quindi tutte le partecipate, polizia locale, protezione civile, ASIA, ABC, Napoli Servizi, tutti all'unisono, in maniera sinergica, abbiamo cercato di fare il possibile affinché stamattina i ristoratori, una volta insomma arrivate presso le proprie attività, potessero poi effettuare gli interventi ovviamente all'interno dei locali. In questo momento non siamo ancora in grado di quantificare i danni, ma parliamo di danni immensi. È per questo insomma che interverremo nella richiesta ovviamente di uno stato di emergenza al governo, che deve necessariamente sostenere la città in questo momento. Parliamo di una categoria, ne parlavi tu prima, no? Ovviamente quando rappresentavi un po' le contraddizioni che si sono vissute in città e nella gestione ovviamente della pandemia a livello anche regionale. Parliamo di un settore che è colpito da mesi di chiusura delle attività, e quando parliamo della chiusura delle attività ricordo sempre che non parliamo soltanto fisicamente di locali, ma parliamo ovviamente di tutto quello che c'è all'interno dei locali, soprattutto dei lavoratori, degli imprenditori, ma tutti coloro che in questi mesi ovviamente erano fermi, che sono quelli più vulnerabili, che sono quelli più colpiti anche da un sistema di diseguaglianze che già prima ovviamente era palese ed era consistente, e che stamattina, mentre li guardavo ovviamente raccogliere tutto quello che c'era là fuori, vedevo ovviamente una faccia sconfitta. Allora questo deve essere però il presupposto per il quale noi tutti dobbiamo fare nella piena sinergia istituzionale la nostra parte, e dire che noi ci rialzeremo anche da questo, perché la città ovviamente ha dimostrato di essere forte, di essere in grado, nonostante tutte le contraddizioni che vive, di potersi mantenere in piedi, quindi ce la faremo anche questa volta. Però è fondamentale, lo formalizzeremo nella giornata di oggi, che appunto arrivino aiuti concreti, perché
È una calamità naturale senza precedenti. Probabilmente sì, qualcuno ricorda una mareggiata più o meno 30 anni fa, ma di questa entità ovviamente con questi danni è difficile davvero di ricordarci un altro evento simile. Quindi è necessario un intervento importante. Quello che mi preoccupa è che noi dobbiamo garantire a gennaio la ripartenza. Dobbiamo garantire la ripartenza sapendo che ovviamente già l'avevamo preventivato al netto di quello che è accaduto, ovviamente ieri sera, che la ripartenza sarebbe stata complicata, sarebbe stata dura, perché ovviamente noi abbiamo conosciuto una serie di restrizioni proprio per difendere questo concetto del miracolo campano, molto più dure rispetto ad altre regioni, quindi partivamo già ovviamente da una situazione di svantaggio rispetto ad altre aree italiane. Però ce la dobbiamo mettere tutta appunto per ripartire. Nel dare la parola poi a Pasquale, mi veniva riferito anche di danni al muro come dire, proprio della parte che porta a Castel dell'Ovo, no? Quindi della parte pubblica, della passeggiata bella di tutti i napoletani, perché ovviamente chi risiede lì non ha bisogno di consolarsi nel vedere il mare. Lo può vedere sempre, ma è un luogo nel quale in tanti, dalle periferie, quelli poi dopo accusati di essere gli untori, portano i propri bambini, portano a fare una passeggiata, a vedere uno dei luoghi pubblici e più incantevoli del mondo. Anche lì ci sono danni, assessore. Assolutamente sì, tutta la balaustra ovviamente che andava a difendere, quindi il parapetto della passeggiata del lungomare è seriamente danneggiato per oltre 200 metri, quindi anche lì si dovrà ovviamente intervenire, quindi danni non solo a quello che è il nostro patrimonio storico, culturale e monumentale della città, perché ovviamente il lungomare della nostra città è un simbolo nel mondo. Quindi oltre a un danno che ha colpito ovviamente i ristoratori, quindi le parti private, c'è anche un danno veramente non quantificabile sull'immagine della nostra città, dove dovremmo intervenire in tempi record, mettendo davvero tutte le nostre forze, tutte le nostre energie per collaborare anche con tutti gli enti che ovviamente insomma salvaguardano quello che è l'interesse monumentale dell'area, però è necessario intervenire anche per dare una risposta immediata a chi in questo momento sta guardando le immagini che circolano sul web, in TV. È un'immagine della città che non dobbiamo vederla a lungo, dobbiamo intervenire per cancellare queste immagini e farne tesoro, nel senso che sono ovviamente è tempo, no, che parliamo di tutto quello che sono le allerte meteo, a volte grottescamente dipinte quando diamo le comunicazioni, a volte insomma diventano oggetto anche di dibattito in cui non si comprende poi necessariamente qual è anche la serietà degli avvisi che spesso noi cerchiamo di diramare. Quest'anno ci sono state, siamo arrivati praticamente alla 58 avviso di allerta e segno di quello che poi ci diciamo da tempo, che il clima è cambiato, che ovviamente le nostre città spesso non sono in grado di rispondere a questo cambiamento climatico ed è necessario rimmaginare anche un discorso per mettere a protezione le nostre città, salvaguardando ovviamente quelli che sono le caratteristiche monumentali, però è necessario in questo momento più che mai pensare a tutto questo in maniera insomma seria. Certo, scusami Pasquale, ho parlato io di più. Nel darti la parola, pensi che lo Stato, qualcuno intervenga in questo caso? Siamo sempre brutti, sporchi e cattivi. Suggerirei all'assessore la necessità, anche compatibilmente alle norme, di una meteorologia comunale, perché troppe volte gli eventi sono estremi in altre zone, non in città, e in questo caso è drammaticamente avvenuto il contrario. Tutti noi non riusciamo a prevedere. So che le leggi dicono altro, però i territori sono vasti, dobbiamo sforzarci per capire se eventi su scala comunale o del comprensorio più cittadino sono prevedibili. Prego, Pasquale.
Sì, Sandro, la questione, come dire, sulla prevedibilità di tali eventi ne avevamo parlato già in altre occasioni, ma più particolarmente rispetto alle scuole e a tutta la polemica che ogni volta ne derivava. Questo è un argomento molto interessante rispetto alla prevedibilità di certi eventi atmosferici, ma al di là, diciamo, di questo auspicio, penso che adesso è il momento, come diceva l'assessore Galliero, di intervenire anche con una certa velocità e con una certa urgenza, perché io da quello che ho letto è stato chiuso poi il lungomare, tutta l'altezza di via Partenope, Piazza Vittoria, con provvedimento della Polizia Municipale, quindi adesso, come è stato detto, si sta intervenendo. Io penso che i danni, come dire, vadano cercare, come dire, cercando di intervenire non solo per risarcire i danni in sé, per questo evento, come dire, abnorme, diciamo così, ma soprattutto per cercare di stare vicino ai ristoratori e cercare con il nuovo anno di ripartire per coloro che sono già molto esposti, è stato già detto, con la protesta che hanno fatto qualche giorno fa, ma soprattutto per i fitti altissimi che sono costretti, come dire, a pagare. È un momento veramente delicato. Penso che le istituzioni tutte debbano cercare di unirsi per dare un senso di vicinanza e di responsabilità nei confronti di queste categorie e nei confronti di chi vive su questo, diciamo, su quel territorio. Soprattutto, voglio dire, anche il danno all'immagine, quello è rilevante, come è stato prima evidenziato, perché è chiaro che rappresenta anche un po' la cartolina della città, rappresenta il momento, come dire, di aggregazione per le famiglie che vengono molte volte da fuori, ma rappresenta comunque un momento importante proprio di visibilità della città. È un momento difficile, bisogna assumersi comunque le responsabilità nei confronti di coloro che sono stati destinatari di tali eventi atmosferici. Speriamo comunque che a breve possa farsi anche una quantificazione più, come dire, più certa rispetto ai danni subiti, come diceva l'assessore. Il momento è veramente delicato, speriamo, come dire, in un pronto intervento da parte delle istituzioni tutte. Certo, e per quello approfitterei anche della presenza dell'assessore che ha le deleghe alla protezione civile, ma al commercio, oltre ad altre deleghe importanti e delicate, per chiederle. Ci approssimiamo al Capodanno, sarà un Capodanno particolarissimo, inutile aggiungerlo ulteriormente, lo sanno tutti i cittadini napoletani che ci ascoltano e non solo, ma quali sono le misure del commercio? Cioè, nel rompicapo delle zone rosse, arancioni, gialle, chi siamo, chi non siamo, chi è aperto e chi ha chiuso, fino a che ora e cosa può vendere? Come dire, c'è da aspettarsi che il 31 ci sia qualche altro obbligo di vendere solamente l'acqua? Non so, magari qualcuno penserà di disciplinare la forma della frittura del capitone. Oppure le nostre, ecco, le difficoltà dei cittadini nei prossimi giorni possano essere affrontate come nelle altre città. Quali sono le previsioni dell'assessore al commercio? Se ci sono dei dispositivi particolari, in particolar modo i mercati, ad esempio, che sono oggetto di tante osservazioni regionali, i bar, i ristoranti, chi potrà stare aperto, chi potrà stare chiuso. Quanto durerà questo timing? Quali iniziative possono esserci per cercare di accompagnare una ripresa? Prego, assessore. Sì, ovviamente al momento, voi ben comprenderete, nel senso noi non siamo preallertati sul merito di eventuali ordinanze regionali che potrebbero essere poi, insomma, comunicate, così come è avvenuta poi l'ultima ordinanza che in realtà ci inseriva in zona arancione nonostante noi fossimo in zona gialla, insomma, che consentiva una libertà per le attività, almeno nella somministrazione e nel consumo fino alle ore 18. Quindi in questo momento valgono ovviamente tutto quello che è l'impianto, diciamo, nazionale e quindi il DPCM che ci inserisce in zona arancione e in zona rossa invece nelle giornate festive e prefestive, con tutte le limitazioni che abbiamo imparato a conoscere. Quindi ovviamente in caso di zona arancione sempre le attività di somministrazione possono procedere
ovviamente limitandosi alla consegna a domicilio o la consegna per asporto, mentre invece quando e i negozi ovviamente sono aperti, anche i mercati possono operare, mentre invece quando siamo in zona rossa ovviamente c'è sempre questo aspetto legato alla consegna a domicilio, la consegna per asporto. Le attività invece di altro genere, al di là di quelle del famoso allegato 23, quindi farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie, negozi per bambini, insomma tutto quello che abbiamo imparato più o meno a conoscere, sono consentite ai mercati soltanto nell'ambito invece del settore alimentare. Quindi queste sono quelle limitazioni che ovviamente al momento ci accompagneranno fino a quando non sarà ovviamente in scadenza il DPCM, dopodiché sicuramente potrebbe essere che si intervenga con degli altri dispositivi anche a livello regionale, ma come ben comprenderete non abbiamo ovviamente la partecipazione all'interno dell'unità di crisi attualmente come capoluogo, e pertanto ne abbiamo conoscenza così come ne hanno conoscenza i cittadini e ovviamente anche le categorie produttive della città. È normale che ovviamente insomma dovremmo necessariamente procedere ad un riavvio della nostra delle nostre vite, della nostra normalità. Avevamo avuto insomma dei dati in cui c'era un innalzamento del, anche se minimo, del livello ovviamente di contagio, quindi capiremo nei prossimi giorni anche quali saranno ovviamente poi le posizioni che prenderà il governo, che in questo momento è impegnatissimo oltre ad alcune difficoltà proprio di equilibri interni, ma anche insomma nel faticoso lavoro di quello che è la legge di bilancio, nel quale ci sono comunque insomma delle misure interessanti anche per quanto riguarda appunto la ripresa, che francamente mi destano comunque un po' di preoccupazione per tutto quello che sono anche gli impatti ovviamente che ci sono nella nostra città, con alcune aree che in questo momento conoscono una profonda desertificazione, perché alcune attività che erano comunque fisicamente collegate a quello che era il mondo degli uffici ovviamente vivono una situazione di immensa difficoltà dal momento che il nuovo modo di lavorare, ovvero lo smart working, che ha tanto ovviamente coinvolto moltissime attività produttive in città, hanno ovviamente fatto sì che si conoscesse una grande convenienza sotto il punto di vista anche aziendale, a parte le prime difficoltà, e quindi questo potrebbe ovviamente produrre delle scelte poi permanenti in un tessuto produttivo che potrebbe necessariamente invitare a capire che ci sono alcune aree che nonostante la ripartenza conosceranno una grandissima difficoltà. In città abbiamo molte di queste aree. C'è il settore ovviamente dell'abbigliamento e il settore moda, che ha conosciuto delle perdite immense. Ovviamente le chiusure nelle giornate a diciamo più vicine alle festività ha dato un ulteriore danno, nonostante diciamo la presenza massiccia che abbiamo visto nelle nostre strade, non è che c'è stata una ripresa, infatti contano dei danni incredibili sul calo del fatturato rispetto al 2019. Siamo in attesa di conoscere ovviamente con certezza anche la data dell'avvio dei saldi, che potrebbe ovviamente dare un piccolo respiro, ma sicuramente non sarà in grado di poter recuperare quello che è stato il clamorosissimo ovviamente calo del fatturato. In più voglio ricordare anche le difficoltà, Sandro prima parlava dei mercati, anche i mercati hanno conosciuto ovviamente delle giornate di chiusura. Parliamo di categorie che sono delle categorie ovviamente che vivono una situazione anche spesso di fragilità, di difficoltà. Noi abbiamo cercato dargli un respiro rispetto a prolungamenti o aumenti di giorni di lavoro, proprio per poter in un certo qual modo mitigare comunque i danni che ci sono stati, perché ci sono. Certo. E ovviamente faremo tutto quello che nelle nostre possibilità anche in ripartenza per sostenerli il più possibile. Bene, si lavora, si fatica, c'è da ripartire e ci sarà sicuramente, Pasquale, da capire qual è il disegno delle città nell'epoca pandemica e post pandemica, perché molti ragionano secondo le stesse categorie, ma il mondo è cambiato velocemente. Dovremmo andare in chiusura, Pasquale, per quello che la regia ci ha detto, ore 13, vuoi tu concludere nel ringraziare l'assessore per questa sua testimonianza di lavoro e nell'augurarle come dire sicuramente buon lavoro, magari ci risentiremo nelle prossime puntate. Affido a te, Pasquale, la conclusione, prego.
Sì, Sandro, io penso che oggi è veramente il momento, come dire, di impegnarsi. L'assessore ha una delega importante alla protezione civile, quindi chi più di lei adesso ha, come dire, la responsabilità e, come dire, l'impegno di cercare di stare vicino e di risolvere questa delicata questione. Ma qui, al di là di tutto questo, penso che il problema sia più generale rispetto alle categorie fragili a cui bisogna necessariamente stare vicino. Abbiamo detto che che vogliamo rifuggire da questo esibizionismo della politica, una politica che possa essere più vicina alle esigenze dei cittadini, di un welfare più vicino e più dal volto umano rispetto a quello che assistiamo normalmente. E soprattutto bisognerebbe fare tesoro di un principio di solidarietà, Sandro. Prima citavi la questione del lavoro nero. Io voglio dire, lo voglio citare D'Antona, che diceva che la solidarietà, il lavoro nero spezza la solidarietà tra i lavoratori. Ed è proprio questo, cioè specialmente quello di garantire coloro che rispettano i principi di legalità rispetto a questi incentivi che pur da più parti auspichiamo. È proprio il principio di legalità, cercare di stare vicino a chi comunque ha rispettato le regole e ha versato i contributi, ha pagato le tasse e in questo momento per un evento abnorme si trova effettivamente in grande difficoltà. E questo è il tema, ed è questo secondo me il momento di Bene. portarlo al centro del dibattito politico. Pasquale, noi cerchiamo di completarci. Tu evochi la solidarietà, io la giustizia sociale, la parità e l'uguaglianza, nel senso che ecco, può darsi che mi accontenterei che fosse preso un po' l'uno e un po' l'altro e non tutto il contrario. Assessore, vuoi salutare i nostri ascoltatori? Siamo all'ultima puntata dell'anno, dobbiamo, come dire, cercare di augurarci che l'anno prossimo sia migliore di quello del 2020 e questo lo speriamo, ma debba essere molto migliore. Prego, pochi secondi per un augurio del 2020. L'augurio è di trovare la forza per affrontare le difficoltà che stiamo incontrando. Molti dicono, speriamo, sono le ultime, diciamo, le ultime 24 ore di questo disastroso 2020 e ci avviamo nel 2021 con tutte le migliori, ovviamente, possibilità, anche perché voglio dire, ci è veramente capitato di tutto. Quello che io auguro a me e a tutti noi di trovare la forza per affrontare una ripresa importante e che ci faccia comprendere anche che probabilmente i modelli ai quali eravamo abituati prima, che hanno prodotto tante, difficoltà e diseguaglianze, ce ne siamo resi conto ancora di più, ovviamente in questo tempo di pandemia, in questo tempo di difficoltà, devono essere cambiati. E la forza quindi deve essere non solo nell'affrontare il presente, ma anche nella capacità di riuscire a elaborare una prospettiva diversa per noi tutti. Bene, allora sintetizzerei, buon 2021, la forza per cambiare a tutti e gli auguri a Radio Amore e i saluti a Antonio Romano perché la radio pochi giorni fa ha compiuto 45 anni. Caro Pasquale, è stato un evento, Senti Sandro. la prima radio libera di Napoli da 45 anni e ci consente di dire quello che ci pare. Lo sappiamo che questo non è possibile. In questo paese semiserio, pieno di lacchè, pieno di virologi a gettone in questo momento, pieno di figure illustre che affollano il teatrino della informazione, pieno di signor nessuno che ritengono di dirci come si fanno le cose. Noi, nel nostro piccolo, cerchiamo invece di porci le domande Sandro, prima di fare Sandro, gli vedi spunti. questa? Che hai messo, Pasquale? Si chiamerà Futura? Che cos'è? No, ho messo questo. Aspettiamo che ritorni la luce. Voglio citare Lucio Dalla. Questa è la scritta che c'era ieri sotto casa sua qui a Bologna, a Via d'Azeglio. Mi Ah, tu parli. faceva riflettere, veramente bella. La Vabbè. canzone è Futura. Tu parli, E niente, eccola qua. parli da Bologna. Ecco qua, Noi Sandro. siamo al giorno 4 post trigesimo della innominabile mancanza che abbiamo avuto il 25 novembre. Dobbiamo chiudere e ricordare che ecco, il giorno di Natale è stato un giorno di Natale, ma è stato anche il trigesimo della mancanza grave di Diego Armando Maradona. Lucio Dalla per Maradona ci aiuteranno, Pasquale,
ad un miglior 2021. Sì, no, era carino perché era proprio azzeccata l'idea che ritorni la luce. Speriamo. Dobbiamo chiudere, 6 minuti di ritardo. Chiedo scusa alla regia. Prossima puntata, 5 gennaio, Napoli, meraviglie e contraddizioni. Buona giornata a tutti.